30 aprile entra in vigore il regolamento e che è lo strumento che l'ENAC si è dato per poter regolare le operazioni di questi mezzi. Il regolamento prevede tutta una serie di possibilità che sono state delineate in regolamento e oggi hanno anche un'altra serie di documenti già disponibili sul sito. Sul sito c'è il modello di domanda, il modello di dichiarazione, c'è una nota esplicativa sulla base del quale già l'operatore che fa domanda comprende quali sono le sue responsabilità, comprende gli accertamenti che deve fare in modo da poter firmare la domanda responsabilmente e poi inviarla all'ENAC. In grandi linee, diciamo, il regolamento ha due casistiche, che è quella sopra i 25 kg e quella sotto i 25 kg. L'interesse maggiore oggi del mercato è sotto i 25 kg e verso di questi abbiamo già ricevuto numerose domande che noi stiamo già valutando, anche se il regolamento non è ancora entrato in vigore, soprattutto per verificare come gli operatori e tutti gli interessati hanno compreso le previsioni regolamentari. Ci rendiamo conto che non sempre è facile, perché molti operatori non vengono da un mondo aeronautico, quindi non comprendono facilmente tutte le problematiche che ci sono dietro, e per questo sia la nota esplicativa tende a guidare cosa devono fare, ma soprattutto è una circolare che dovrà uscire a breve, che andrà a spiegare articolo per articolo cosa è necessario fare per dare rispondenza ai singoli articoli di regolamento. Perché ricordiamoci che sia nel caso di dichiarazione, adesso precisiamo cos'è dichiarazione così a beneficio ancora di tutti, il regolamento distingue in operazioni critiche e non critiche. In caso di operazioni non critiche l'operatore può fare una autodichiarazione in cui dichiara che è responsabile delle operazioni, che ha fatto le valutazioni, che può operare in sicurezza entro certi limiti e in certe zone, che il pilota è qualificato, che si è dato un'organizzazione adeguata e c'è un manuale ad hoc, che è assicurato, che ha identificato il mezzo e c'è una targhetta sul mezzo che lo identifica per tutti gli scopi. Per fare questo ovviamente deve fare tutta una serie di accertamenti. La circolare darà delle indicazioni come fare questi accertamenti. Inoltre pubblicheremo anche una linea guida che, oltre alla circolare, con esempi concreti guiderà gli utilizzatori a dare soddisfacimento a questa dichiarazione, perché noi vogliamo ripetere che noi ci aspettiamo che l'autodichiarazione sia fermata in modo responsabile. Quindi è una dichiarazione che ci sono tutta una serie di domande a cui uno risponde tramite i mezzi che sono forniti dalla circolare linea guida, in particolare sulla valutazione della criticità. La linea guida ti indica quale percorso utilizzare per valutare se le tue operazioni sono critiche o non critiche, in primis. Ti dà indicazioni, sempre il combinato circolare linea guida, come valutare la tua organizzazione, se è adeguato o meno, come qualificare il pilota, dà informazioni su come scrivere un manuale delle operazioni, come condurre i voli sperimentali. Quindi pensiamo che questi documenti siano una risposta alle esigenze del mercato, ma soprattutto alle domande che sono arrivate in maniera numerosa e a cui non riusciamo a rispondere facilmente, perché veramente il numero è superiore alle nostre capacità come risorse umane. Però pensiamo che tramite questi strumenti che saranno disponibili sul sito saranno in grado tutti quanti di operare correttamente. E quindi noi ci aspettiamo, quindi, diciamo, di proseguire su questa attività, non solo per quelli che vanno sotto dichiarazione, quindi non critici, ma anche chi intende fare operazioni critiche. Daremo gli stessi strumenti, circolare più linee guida, perché nel caso di operazioni critiche, invece di dichiarazione, ci sarà un'attestazione che l'operatore ha fatto tutte le verifiche e accertamenti necessari per dimostrare che può volare in sicurezza, secondo quanto è previsto nei documenti che noi forniamo. È chiaro che nel caso di operazioni critiche l'ENAC valuterà queste
documenti, questi accertamenti, sono, però ci aspettiamo di avere dei documenti fatti da persone che siano professioniste, che capiscono la portata di questo regolamento, e siamo pronti a cooperare con tutti, a colloquiare con tutti, comprendiamo che è un momento iniziale, quindi le varie difficoltà per noi stessi, se c'è da mettere a punto qualcosa lo faremo, perché chiaramente è l'utilizzo dei mezzi che ci darà una maggiore sensibilità della correttezza dei nostri requisiti, ma anche dei nostri mezzi per poter rispondere a questi. Ci sono tutte altre serie di condizioni che devono essere valutate, perché le casistiche sono tante. Noi abbiamo puntato molto sull'autorizzazione operativa, che vale sempre, perché pensiamo che quello che è importante è assicurare il livello di rischio accettabile per la comunità. Quindi l'autorizzazione è il documento finale. Però anche in questo caso ci sono due modalità. Uno per il singolo operatore, che ha un mezzo, che lui con quel mezzo vuole operare, quindi tutti gli accertamenti sono legati a quel mezzo. Ma abbiamo anche un altro mondo che è in crescita, che è quello dei costruttori. I costruttori, sia di sopra dei 25 che al di sotto dei 25 kg, possono fare domande di certificazione di tipo. E ad avere un mezzo che è certificato, con certe caratteristiche, certe limitazioni, e per poterlo vendere all'operatore. In questo caso l'operatore che compra un mezzo dovrà verificare se è idoneo alle operazioni. È chiaro che comprando un mezzo già certificato il processo è già ben avviato e l'attività che deve fare l'operatore è sempre molto limitata. L'altro aspetto interessante su cui noi vogliamo richiamare l'attenzione di tutti quanti, che noi auspichiamo, perché il regolamento lo prevede, che ci siano associazioni che siano qualificate dall'ENAC, che possono dare supporto ai costruttori, agli operatori nel fare gli accertamenti. Le organizzazioni possono essere ridotte, possono avere varie capacità, possono assistere nell'attività di volo, ma possono assistere nel safety assessment, nella scrittura dell'operatore. Quindi c'è molto variegato e c'è molto interesse da molte parti, da enti di ricerca, enti universitari, ma anche diciamo dal Consiglio degli Ingegneri o degli Ingegneri, a voler entrare in questo mondo e da soli oppure in cooperazione fare questa attività. Perché più noi ci troviamo di fronte a operatori o costruttori qualificati, che quindi si presentano con documenti che sono scritti correttamente, che hanno centrato gli obiettivi del regolamento, più sarà facilitata l'opera dell'ENAC. L'ENAC ha anche lei risorse limitate, quindi considerato che le domande saranno tante, avremo difficoltà a rispondere in tempo reale, ma se gli operatori sono qualificati il nostro tempo sarà molto ridotto e avrà anche un vantaggio, anche economico, perché i nostri costi sono costi orari. Noi fatturiamo secondo il regolamento delle tariffe in base al costo orario, che sono 90 euro l'ora. Se gli accertamenti nostri sono ridotti, ovviamente anche l'impatto economico sull'azienda, l'operatore che si vuole certificare, sarà inferiore.